parlato a tutto campo il segretario della Lega Matteo Salvini oggi a Pescara per il referendum sulla riforma della giustizia attraverso gazebo nei quali è possibile aderire all'iniziativa. In un solo weekend di luglio con 40 gradi più di 100.000 firme in tutta Italia, da oggi è possibile firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani e quindi l'obiettivo del milione di firme secondo me sarà ampiamente superato. Anche perché è un referendum non di partito, di giustizia, processi rapidi, certezza della pena, chi sbaglia paga e quindi abbiamo visto giusto. A proposito di giustizia, Salvini è intervenuto anche sulla paventata chiusura dei tribunali minori. La riforma della giustizia prevede anche che dobbiamo investire in personale, in cancellieri, in giudici, in giovani magistrati e in strutture. E in strutture perché chi in passato decise di tagliare scuole, ospedali e tribunali non fece un buon servizio. Gli sbarchi a Lampedusa, il DDL Zan e anche una preghiera per il Papa ricoverato in ospedale, temi nazionali, ma poi ci si concentra sulle tematiche di attualità in Abruzzo. Senatore, le amministrative anche in Abruzzo, si voterà anche nei nostri comuni, si cercherà di trovare la quadra per il centrodestra? Assolutamente sì, ho convocato domani l'ultima riunione del centrodestra, PD e 5 Stelle vanno divisi sostanzialmente dappertutto. L'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto nel nome del cambiamento, cambiamento a Roma, cambiamento a Milano, cambiamento a Napoli, cambiamento a Torino, quindi queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento, meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto, perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci. Qui abbiamo problemi sulla A14, le sa dei cantieri infiniti tra Abruzzo e Marche, cosa fare? Sbloccare opere piccole, medie e grandi. Qua c'è l'ideologia 5 Stelle che blocca e rallenta tutto e l'ideologia invece liberale, moderna, innovativa della Lega e del centrodestra che vuole liberare, sbloccare cantieri, aprirne di nuovi porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie. L'Italia ha bisogno di crescere, dopo il Covid abbiamo bisogno di correre e viaggiare in sicurezza, ce la mettiamo tutta. Gli immancabili selfie sotto il sole della gente alla nave di Cascella e Matteo Salvini chiosa. Noi vogliamo un'Europa più forte con un'Italia protagonista. A me gli inginocchiamenti non piacciono né in campo né a Bruxelles, quindi io voglio un'Italia a testa alta e vincente sia in campo che a Bruxelles. Qualcuno vuole per caso una foto? Fermini.